Io ero senza ombra di dubbio il più sfigato ragazzo che ci fosse nella mia classe alle medie. E in questo video vi spiegherò perché, vi spiegherò quando la situazione è cambiata e come è cambiata. Anche perché adesso, senza ombra di dubbio, sono un gran figo. Ragazzi, sono veramente euforico. Praticamente la mia catastrofe nelle medie è stata il fatto che io, a parte il fatto che abitassi lontano da tutti, il che mi rendeva molto escluso quando gli altri uscivano e io non venivo praticamente mai invitato, come se mi invitassero dalla mattina alla sera, ma se non mi cagava nessuno. Il mio problema è che ero completamente disinteressato da quello a cui erano interessati tutti i miei compagni. I miei compagni parlavano di figa dalla mattina alla sera e io ero completamente con la testa da un'altra parte, perché mi piaceva questa ragazza che non mi cagava di striscio, tra l'altro. Io ero tipo completamente uno strano, cioè ero quello escluso nella classe che era proprio strano, perché faceva e diceva cose strane. Al tempo spopolava Facebook e io mi ricordo che sono andato al mare con i miei e tipo ho fatto dei pupazzini con la sabbia, no, i soliti i pupazzi di sabbia, perché tutti fanno i pupazzi di sabbia, i castelli di neve, i pupazzi di sabbia, e poi ho taggato la gente. Ma e voi vi direte, sì, saranno i tuoi amici intimi? No, gente completamente a caso della mia scuola. Io ho semplicemente taggato la gente a caso. Immaginatevi come su Instagram voi faceste delle tortine e poi taggaste i vostri compagni di classe, Michelle Obama e Ezio Greggio, cioè il senso non ce n'è. Poi, per non parlare dei vestiti, diamine, i vestiti mi vestiva mia madre, che tra l'altro voi direte, vabbè dai, tua madre, cioè avrà stile, è una femmina, avrà stile del vestirsi. No, io andavo a scuola con colori completamente spaiati, con cose a caso. Chi è che si veste male si vestiva meglio di me sicuramente, perché voglio dire, era assurdo come andassi vestito a scuola. Non che adesso io mi vesta da Dio, altro che. Però tipo, rispetto a tutti i miei compagni che andavano in giro con cose vestite super firmate, super costose, eccetera, io ero sia il povero che il malvestito della situazione. Tornando al discorso della bagiolla, cioè, in ogni caso, io non ci sapevo proprio fare con le tipe, ma proprio perché, essendo disinteressato, perché mi interessava quella tipa lì, non me ne poteva fregare di meno di magari riuscire a potenziare le mie skills nel parlare con le ragazze. No, non me ne fregava proprio di meno. E poi il problema era che io non ero né nerd né, diciamo, centrino barra figo, nel senso, non ero né troppo nerd da stare solo con i nerd, ma non ero né troppo figo, eccetera, da stare solo con quelli. Diciamo che ero una via di mezzo, e questo mi faceva sentire un po' escluso da entrambi i gruppi, perché da una parte c'erano quelli centrini, con l'iPhone, col telefono super costoso, eccetera, quando io invece avevo un telefono di quelli che si apre così, tipo, che sembra, non so, e tipo, non parliamo dell'offerta telefonica, del numero, neanche ce le avevo, cioè tutta la gente si scaricava WhatsApp, perché ai tempi WhatsApp era appena nato e tutta la gente se lo scaricava, io invece tipo WhatsApp, what? Che cos'è? Non so cosa sia, boh, vabbè. Tutte le mie giornate erano giocare a Minecraft, perché a quei tempi era iniziato da poco Minecraft, cioè in quei tempi nasceva Minecraft. Per voi ormai direte, ma va, ha rotto le palle Minecraft, eccetera. Sì, beh, quando era appena nato anch'io mi divertivo una vita, cioè voglio dire, era un gioco divertentissimo, e adesso invece non lo voglio più vedere in vita mia. Io passavo le giornate rintanato in casa in un computer che manco andava, oppure sulla PlayStation 3 a giocare a Black Ops 2, che tipo era il miglior COD che avessero mai fatto. È tipo, era come Fortnite adesso. Come Fortnite adesso c'era Black Ops 2 tempo fa. Era il gioco che andava più di moda, tutti gli youtuber esportavano video di quelli, io giocavo con i miei amici a quello, ero scarso come la miseria, però giocavo lo stesso, e un sacco di cose del genere. Tutto è cambiato quando la mia prof di italiano, vedendo che io facessi casino, che poi mi sono sempre chiesto, ma come cavolo faceva a vedere che io facessi casino, se praticamente ero un po' ignorato da tutti, ero un po' snobbato da tutti, la gente non è che non vedesse l'ora di stare con me, non è che ero il tipo più figo della classe, anzi, dopo vi farò vedere delle foto di come sono, com'ero, cioè vi spaventate. Me lo sono sempre chiesto, ma probabilmente quella prof si fumava qualcosa, non lo so. E mi ha messo con quella che è la tizia che io valutavo, o comunque che in parte molti valutavano la più figa della classe. Poi, che lo sia stata veramente o no, non lo so, ormai non mi ricordo più, e sicuramente i miei metri di giudizio nelle tipe sono cambiate da tempo fa ad allora. Però comunque sappiate che essere in banco forzatamente con una tipa femmina che doveva comunque accettare quella che era la mia presenza, non era una cosa che mi dispiaceva più di tanto. Al che tipo finisco in banco con sta tipa con cui non avevo mai parlato per 2 anni e mezzo.
mezzo precedenti e devo dire che c'è stato del feeling. Ho iniziato a essere stato più integrato in quelle che erano i discorsi femminili, il mondo femminile e soprattutto questa mia amica era fissata con gli One Direction. Ora, io probabilmente col pubblico che ho io sono sicuro che voi manco sapete chi erano gli One Direction, chi sono gli One Direction, però vi dico che tipo al tempo la canzone più famosa di One Direction andava nell'aria, appena un maschio la sentiva gli veniva il cazzetto moscissimo, proprio perché era, cioè, se tu maschio ascoltavi gli One Direction eri un gay, eri proprio un gay, non c'era scusa, eri proprio un gay. E a me piacevano perché, essendo in manco con sta tipa che li ascoltava sempre, che cantava le sue canzoni, sapendo, no, come quando le ragazze fangirlano su qualcosa e allora tipo si fanno le foto, si stampano le robe, se le attaccano sul diario, no? Le ragazze facevano tutte ste minchiate qua. E io, essendo seduto con lei, no, a un certo punto, nella noia mortale, ho iniziato a chiedergli: ma scusa, ma chi sono? Ma cosa fanno? E lei mi ha introdotto a questo mondo di One Direction. E da allora è stata un po' la mia rovina. Anzi, in realtà è stata anche un po' la mia salvezza. Perché devo dire che grazie agli One Direction, che secondo me fanno comunque musiche buone, le ascolto tuttora, mi ha aiutato molto con le femmine. Perché copiavo le loro frasi e le ridicevo alle femmine. E le femmine dicevano: oh mio Dio! Non che questo mi garantisse baggiolla fiumi, sia chiaro. Probabilmente tutto è cambiato, non si sa come, alla fine delle medie. Cioè, alla fine delle medie io mi sono trasformato. Quando ero pronto ad andare lì a spaccare il culo a tutti quegli amici che mi prendevano in giro, che mi escludevano, perché magari ero anche un po' straniero, quindi sapete, no, che comunque alle medie la gente è facilmente influenzabile da cose come: ah, ma lui è straniero, allora c'ha qualche malattia strana che qua non esiste, oh mio Dio, allora l'ebola. Ecco, al tempo queste cose erano comuni. Comunque tutto è cambiato quando poi, in terza media, io ho iniziato ad avere sempre più relazioni con quella che era la tipa che mi piaceva. Ma ve lo racconterò in un altro video se vi interessa, se vedo che questo video va bene. Sicuramente ve lo racconto in un altro video che cosa facevo io con quella tipa lì. Facevamo le cose in segreto, di nascosto, eccetera. Ci vedevamo di nascosto, era veramente qualcosa tipo da contrabbandieri che tipo Pablo Escobar, spostati proprio. Comunque sicuramente grazie a lei le mie skills sono incrementate, anche perché questa tipa era comunque relativamente figa e io ero il suo schiavo personale, facevo tutto quello che dicesse pur di stare con lei, pur di averla come amica, cosa sbagliatissima, quindi non fatelo. Sì, grazie mille Bloom di questo gioco, che non mi fa entrare nessun colpo, grazie mille. E come ho fatto a far finire tutta la mia sfigataggine, comunque? Vi starete chiedendo. Ma il fatto è che è finita di colpo perché io ho cambiato mentalità. Cioè, in realtà il problema alla base di tutto non era che io fossi sfigato, che io fossi escluso, eccetera. No, ero io che pensavo di esserlo, ero io che pensavo di essere sfigato, ero io che pensavo di essere meno bravo degli altri, meno figo degli altri, eccetera, eccetera. Cioè, tutte quelle cose lì erano problemi miei mentali che io stesso mi facevi. Cioè, chiaro, a volte mi prendevano in giro, a volte io avevo le discussioni con i miei compagni, no? Solite robe da medie, solite robe da bambocci un po'. Però voglio dire, comunque alla fine della fiera io non ero veramente escluso. Cioè, la gente mi voleva comunque bene. O almeno così penso, spero. E sicuramente il fatto di aver iniziato a parlare sempre di più con un pubblico comunque femminile mi ha aiutato sicuramente un sacco a risolvere un sacco di quelli che sono stati i miei problemi iniziali di relazione con le femmine. Ma non proprio di relazioni o problemi veri, semplicemente non ero capace, cioè non sapevo come si parla alle femmine, eccetera. Infatti devo ringraziare tantissimo la mia compagna di banco super figa che mi ha aperto al mondo femminile, e poi quella che è stata appunto la tipa con cui poi mi sono messo, che adesso fa addirittura la top model, quindi tipo so che fa Miss Italia, eccetera, se volete cercarla su Instagram. Però tipo, se andate da lei sul suo profilo, non seguitele, basta, cioè commentategli le foto che ho scritto: ah, ci ha mandato di pura vibra italiana qua. Cioè, adesso vi faccio vedere delle foto di come ero io alle medie, no? Guardate qua, questa foto qua bellissima di noi due insieme. Cioè, guardate la maglietta che indossavo, era una maglietta con le firme di tutti i miei compagni di classe. Allora là uno si chiede: ma scusa, ma tu perché giri con una maglietta del genere? Non lo so, perché ero deficiente probabilmente, non che adesso non lo sia, chiaro. Poi chiaramente anche con l'apparecchio, non che l'apparecchio renda una persona sfigata o brutta, ma semplicemente si sa che è un diciamo oggetto che inizialmente non è bello, ma che ti aiuta a diventare più bello in seguito. Oh, lì c'è qualcuno. Oh là, odio quando tutto il loot va in culo una volta che finisce un fight. Quindi, che consigli posso dare a tutti quelli di voi che sicuramente adesso si staranno chiedendo: ma scusa, ma io mi trovo in una situazione simile alla tua, ma come posso fare a risolvere una situazione del genere? Adesso vediamo di fare il culo a questo. Bravo, non ha neanche... Buono, ma sta gente da dove arriva, tipo... Buono, buonissimo.
Ma allora, qual è la morale di questo video, Octi? Semplice. Che se siete alle medie, se vi sentite sfigati, se vi sentite emarginati, se vi sentite qualsiasi cosa, non badateci davvero. Perché alla fine della fiera, per quanto vi sentiate male, esclusi o qualsiasi altra cosa, se avete la forza di andare avanti, diventerete come me, con un fisico da paura. Bella.